Lo scorso fine settimana è stato per il gruppo Alpini di Nole molto importante, ha infatti raggiunto il bellissimo traguardo dei 95 anni. I festeggiamenti hanno avuto inizio venerdì 7 giugno con la serata dedicata alla commedia dialettale piemontese, nella splendida location del Nole Forum. Il giorno successivo è stato dedicato a un momento di gioco con i bambini delle scuole e alla tradizionale messa in onore degli alpini andati avanti. In serata si sono esibiti i cori alpini con le formazioni del coro Baita Cavier de Ligny e del coro Anne del gruppo Alpini di San Maurizio Canavese. Domenica 9 si è giunti a clou dei festeggiamenti che hanno visto la grande partecipazione dei gagliardetti dei gruppi alpini della sezione di Torino. Ad allietare la giornata è stata la fanfara dei congedati della Brigata Alpina Taurinense. Dopo la tradizionale colazione alpina, il corteo ha mosso i suoi passi per le vie del paese, per giungere ai monumenti di Piazza dei Caduti, Piazza Vittorio Emanuele e al Parco della Rimembranza per la deposizione delle corone. Il corteo è quindi tornato al Nole Forum, dove è iniziata la vera cerimonia ufficiale della festa. In segno di stima, il vice sindaco Tiziana Zambello ha donato al capogruppo una targa ricordo per i primi 95 anni di fondazione. Momento solenne quando il capogruppo ha premiato i suoi alpini più anziani: Giuseppe Festa, Remo Campo, Domenico Barra, Vilmo Rollino, Carlo Tuninetti, Giuseppe Francone e Angelo Rocchietti. Alle madrine presenti dei gruppi dell'ottava zona è stato donato un simpatico omaggio floreale. In chiusura vi è stato il passaggio della stecca dal gruppo Alpini Nolesi a quelli di San Francesco al Campo, che organizzeranno nel giugno 2020 la festa dell'ottava zona e il 70° di fondazione del gruppo Alpini.